Buonasera carissimi, buonasera, buonasera. E siamo in diretta, in diretta. Siamo noi, siamo sempre noi due matti scatenati. Sì, due matti scatenati in video, perché sapete che quando l'Home Radio 432 anche in audio specifico, certo, sempre non specifichi mai. Ma mi deve sempre bloccare allora, quando presento. Siamo in audio e in video, In video, in audio, ma esatto, in realtà in video. Perché? Perché nelle occasioni speciali di Loma Radio 432, con degli ospiti speciali come quelli che tra poco vi presenteremo, non possiamo che non farci vedere. Eh beh, certo, normalmente e siamo, e non farli vedere quindi... anche perché nella serie certo, ognuno anche, si assume le sue responsabilità. Due bei ragazzi e due bei esperti. Esatto, due belli esperti, due espertoni, perché noi che siamo sempre interessati un po' a tutto, no? Della serie, noi siamo sempre interessati un po' a tutto, che facciamo? Abbiamo, così, perlustrando, no, i meandri di Instagram, abbiamo scoperto questo duo, no? Questo duo che ha scritto questo meraviglioso libro che adesso subito mandiamo. La storia perduta. Ecco, aspetta, mettilo più in là che si vede meglio. Ecco qua. Esatto, oh, la storia perduta. Guarda che bella luce. Intanto uno dei due è con noi. Oh. Uno dei due è con noi, che è Francesco, che intanto salutiamo. Ciao Francesco, buonasera. Francesco De Carlo. Ciao a tutti. Esatto. Che è uno degli autori di questo meraviglioso libro. E di cosa parla questo libro, no? Perché adesso presentiamo un attimo. Parla di una storia un po' diversa, un qualcosa di un po' particolare. Perché se la storia è perduta vuol dire perduta, che ci siamo persi, esatto, qualcosa. Ci siamo persi dei pezzi per strada, no, caro certo, Francesco? Quindi dobbiamo chiedere cosa ci siamo persi. Allora, innanzitutto io partirei però nel dire una cosa. È un libro scritto veramente bene, come abbiamo avuto modo, certo, insomma, di dirvi, esatto, di persona, cioè di persona via web, diciamo. Perché è un libro scritto veramente bene, perché non è il solito libro, tra l'altro si può acquistare su Amazon, ricordiamole, dopo apparirà in sovrimpressione il tutto, potete seguirli anche su Instagram, proprio alla pagina La Storia Perduta, e Francesco De Caro, che è qui presente, poi Matteo Pagnoncelli ci raggiungerà brevissimo della serie, è un viaggio tra reperti e cataclismi. Ecco, già cominciamo bene della serie, il sottotitolo che ci piace. È un titolo di per sé, cioè nel senso che i cataclismi, già in un periodo come questo, vai dei cataclismi. Tranquillo. Diciamo che la storia umana non è mai stata tanto tranquilla. Ecco, assolutamente. Giusto, anche la vostra storia, no? Perché come è nata, ecco, questa passione per la storia? Perché non è una cosa di tutti i giorni, no? Non è banale, diciamo. Diciamo che questo è nato grazie soprattutto a un professore, io e Matteo abbiamo condiviso lo stesso liceo a Parabiago, ridente paesino di 25.000 abitanti in provincia di Milano, e il terzo anno, quando abbiamo iniziato a studiare filosofia, abbiamo conosciuto questo professore, Walter Binaghi, che purtroppo adesso è scomparso, che ci ha fatto innamorare davvero della storia e della filosofia, perché la sua chiave di insegnamento non è mai stata quella di vederle come due materie distinte, ma era un continuo richiamo, un continuo mix di argomenti, e diciamo che questo ci ha influenzato tantissimo nella nostra formazione professionale. Poi siamo andati avanti a fare altro nella vita, non siamo nessuno dei due archeologo, nessuno dei due storico, ma ci siamo sempre mantenuti in contatto grazie a questo filo che ha creato quest'uomo, insomma. Questo uomo che vi ha trasmesso la passione, quindi tra filosofia, storia. So poi che tu sei laureato, se non erro, in economia, vero? Esattamente, sì. Ecco, io faccio tutt'altro nella vita. Quindi ecco, fai tutt'altro, però ti puoi dedicare, avendo un lavoro, a delle passioni che alle volte per qualcuno diventa lavoro, ma nel tuo caso resta una passione. Ma complimenti, perché siete veramente semplici, diretti, ma molto competenti, molto esperti. Infatti c'è una bella bibliografia, quindi gente preparata, ecco, non soltanto appassionati, così sai, dici, no, uno con diletto lo fa, però no, ci sono proprio i dati alla mano. Ripeto, questo modo di affrontare le cose è tutto dovuto a lui, assolutamente. Noi abbiamo messo nei ringraziamenti poche righe dedicate a lui, ma ci sarebbe davvero da scrivere un libro sul rapporto che abbiamo avuto con questo professore, perché siamo andati avanti tanto a sentirci finché è stato in vita, ci vedevamo una volta al mese proprio per discutere di questi argomenti, di novità in campo storico, archeologico, di nuovi modi di vedere le cose, perché
comunque l'insegnamento base che ci ha dato è di non fermarsi mai alle apparenze e di cercare sempre di approfondire. Voi parlavate dei dati che abbiamo messo nel libro, proprio non essendo esperti abbiamo dovuto fare tutte queste ricerche. Probabilmente un professore di archeologia piuttosto che un professore di storia antica queste cose alcune magari le dà per scontate, mentre invece noi abbiamo dovuto scavare da zero, ecco, tra le informazioni in nostro possesso e aggiungere dei riferimenti bibliografici forti. Assolutamente. Esatto, no? Anche perché poi, cioè, sai, quando non si è del ramo, poi specialmente quando si è del ramo, che poi alla fine, dopo tanti anni di studio, è come che uno, cioè, ormai se lo sogna de notte della serie. Quindi, certo. Figuriamoci. Quindi, il fatto poi di aggiungere tutta questa bibliografia è importantissimo anche per non destare, anche nei, sai, ci sono i lettori, quelli più. Come si può dire, quelli più puzzosi, quelli con la puzza più sotto attenti, più critici, beh, magari più critici, così, che dicono ma da dove hai preso questa informazione, certo, dove hanno dove... bisogno di darci qui è tutto mano. Spiegatissimo, tutto veramente a portata di tutti, ed è questa una cosa molto importante, no, caro Martin, perché cioè, qua è capibilissimo, è linearissimo e tra l'altro fa vedere delle cose, cioè mostra anche delle cose veramente fuori dal comune, se vogliamo dirla proprio tutta, ecco, perché qui non è solamente una storia perduta, ma è un'altra storia proprio, cioè è come riraccontare quello che ci raccontano a scuola a volte, no? Certo, assolutamente, ci sono tematiche che nelle scuole non vengono affrontate, sia per complessità magari dell'argomento, sia per necessità di far rientrare i programmi ministeriali, ma anche banalmente perché non si considera ufficiali, tra virgolette, tutta una serie di reperti che conosciamo comunque da anni. Per esempio Göbekli Tepe è uno di questi esempi. Göbekli Tepe ormai è dal 60 che è stato scoperto, ma solo ultimamente si è iniziato ad avere certezza riguardo le datazioni e altre tematiche. Quindi ci sono delle scoperte che diventano delle vere e proprie pietre miliari che ci obbligano a riconsiderare anche quello che credevamo già di sapere. Esatto, intanto ci ha raggiunto Matteo. Eccolo, è arrivato qua. Matteo. Era benvenuto, perduto Matteo. Come la storia, ma adesso l'abbiamo ritrovato della serie. Praticamente è stato un po' anche quello che ha fatto riscattare la scintilla, diciamo, in noi. Nel senso che ci siamo molto confrontati, abbiamo approfondito l'argomento e siamo rimasti un po', infatti, anche noi sorpresi dal fatto di non aver incontrato questo tema in tutti i nostri anni di studi, che insomma eravamo usciti da 5 o 6 anni comunque dal liceo, e quindi abbiamo detto chissà cos'altro starà per emergere o è già emerso e noi non abbiamo avuto la possibilità invece di conoscere. E quindi abbiamo intrapreso appunto questo viaggio. Tra l'altro l'area di Göbekli Tepe ci sono diversi templi, il che dimostra che non sia solo un unicum, ma praticamente probabilmente c'era dietro una civiltà molto più sviluppata, esatto, bravissimo, e questa è la foto, e che le cose non siano proprio andate come pensavamo. Cioè non è stato solo l'inizio della civiltà, ma era già probabilmente iniziato anche in altre aree, come ad esempio dimostrano i ritrovamenti anche in Russia e nell'area degli Urali. Infatti cioè, è una cosa molto particolare, no? Che mi ha interessato molto, ma questi ritrovamenti, no? Perché diciamoci la verità, somigliano un po', cioè si somigliano un po' nelle varie parti del mondo, si somigliano un po' tutti, diciamolo, no? Anche quelli in Russia, questo totem di legno, no? Cioè è un po', si ispira un po' anche a tempi di Göbekli Tepe, magari in qualcosa, ma loro potevano essere in contatto tutti tra di loro? È un tema molto affascinante e che infatti affrontiamo. Allora, sicuramente nell'area europea e asiatica è possibile che ci siano stati dei contatti, e anche geneticamente stiamo riscoprendo dei rami, dei lignaggi che insomma attraverso lo studio degli aplogruppi che ci riportano in effetti a dei tempi ancestrali, quindi Cro-Magnon piuttosto che il rapporto tra loro e l'uomo di Denisova, l'uomo di Neanderthal. E probabilmente c'era già una forma di cultura e un qualcosa che accomunava questo tipo di popolazioni. E stiamo riscoprendo anche alcuni tipi di commerci, ad esempio l'ossidiana, che già nel 10.000 a.C. avveniva un commercio tra quelle che oggi chiameremmo nazioni, e quindi probabilmente sì, i popoli hanno iniziato a spostarsi, ad avere forme di cultura
molto prima rispetto a quello che pensavamo. Addirittura poi verso la fine del libro arriveremo addirittura a tempi proprio remoti e lì ci saranno grosse sorprese, magari ne parleremo anche in più. Certo. Praticamente, cioè, il Mediterraneo era come il bazar, cioè era un mercato, era un mercato dove tutti i popoli praticamente, quindi avevano, come hai detto tu, avevano dei commerci, no? Cioè si scambiavano qualcosa. Quindi anche l'idea che abbiamo imparato a scuola, che l'Egitto stava con l'Egitto e Tizio stava solo con Caio e Caio stava solo con Sempronio, era poi, cioè, è una cosa limitata, no? Pensare in questo modo. Esatto, assolutamente. Sì, sì, il concetto che emerge dalla preistoria è una storia molto più ricca di scambi, di curiosità e particolarità. In realtà si sta molto dibattendo anche sul commercio e i viaggi a lungo raggio, che fino ad oggi abbiamo, diciamo, possiamo dimostrare che siano iniziati nel quinto millennio avanti Cristo, ma comunque la pesca di altura e alcuni tipi di viaggio si spingono addirittura indietro fino al 10-12 mila avanti Cristo anche in Europa, e quindi anche tutte le tesi iniziali, ad esempio quelle sui rapporti mondiali, se siano stati possibili anche nella preistoria, quindi si apre un ventaglio nuovo di ipotesi che probabilmente vedremo poi magari verificarsi con più sicurezza in futuro. Comunque sì, alcune cose sono già emerse molto forte. Nel quinto millennio avanti Cristo troviamo già popoli che sulla costa atlantica soprattutto avevano già anche oltrepassato le colonne d'Ercole, che noi pensiamo invece fossero ad esempio il limite dei greci, ma che invece già millenni prima erano già state ben oltre, diciamo, navigate. Esatto, poi... anche perché mi ricordo che a scuola, anche quando ci andavo io sono classe 87, mi ricordo che si diceva che i greci più là dell'Oceano Atlantico non si andava, cioè arrivavano lì e poi buonanotte, poi non si capiva come mai avessero delle cose tipo lo stagno, queste robe qui non si è mai capita, però comunque a parte quello, ecco, loro andavano magari in Regno Unito a prendere qualcosa, però questo dicevano ma no, non è possibile, sarà arrivato lì per altre vie, cioè quando uno diceva ma come mai, c'era sempre il muro davanti. Però un'altra cosa che mi piace, che avete detto, no, è che circa nel 10.000-12.000 avanti Cristo succede questo, cioè ci sono questi scambi, poi riavvengono nel 6.000, però ecco, anche nel libro questi scambi, cioè queste cose, questi veramente proprio scambi, queste connessioni come una rete wifi, no? A quasi, sì, avvengono in concomitanza proprio quando innanzitutto è stata costruita anche Göbekli Tepe, no? Perché poi almeno il periodo è quello. Quindi in concomitanza di qualcosa che è successo e anche qualcosa che è successo anche nel 6000 avanti Cristo, perché se non ricordo male, specialmente nel vostro libro, si parla di una terra che a scuola mai saputo nella mia vita, il famoso Doggerland, che noi diciamo che cacchio è il Doggerland, cioè la terra dei cani praticamente, cioè la terra dei cani è quella che definiscono in un libro o in un semplice Wikipedia come entità geografica. Sono andato a fare una piccola ricerca, dice entità geografica, poi dice che va a collegare l'Inghilterra, poi si parla della Norvegia, poi dice anche che era una porzione di continente europeo appunto esistente prima appunto dell'ultima glaciazione. Voi invece andate a specificare dicendo parliamo di Doggerland, un'isola situata tra Inghilterra e Norvegia, estesa secondo gli studi fino a 17.000 km quadrati, ma priva di alture che secondo la datazione al carbonio del materiale vegetale venne via via sommersa nei millenni a seguito dello scioglimento dei ghiacci, no? E poi si parla, esatto, appunto di tsunami o magari in realtà era un altro cataclisma come lo scioglimento di un ghiaccio. Ecco come si va a scoprire quello che ci siamo persi, no? Sì, appunto, ma questo è quello che
che abbiamo verificato in quel capitolo, immagino che avete visto, c'è proprio una cronistoria dei cataclismi che il mondo ha dovuto sopportare in quel periodo, e questi sono solo quelli di cui abbiamo prove dell'esistenza reale. Ce ne saranno sicuramente altri che non conosciamo, tra tsunami, eruzioni vulcaniche, scongelamento dei ghiacci che hanno sommerso delle porzioni di territorio. Quindi questo ci porta a pensare anche che molti miti che abbiamo studiato nella storia, come per esempio Atlantide, potrebbero avere un fondo di verità, come sempre si dice del resto, no? Che il mito deriva sempre da una storia vera, e probabilmente poi raccontata negli anni, soprattutto tramite la divulgazione orale, questa cosa ha subito l'effetto del telefono senza fili ed è stata modificata dai popoli del passato. Ma sicuramente questi miti riconducono ad eventi veri che l'umanità ha dovuto subire. Un altro è il diluvio universale, che troviamo sia nella Bibbia sia nella versione sumerica di Gilgamesh. Certo. Esatto, cioè, ecco, è il fatto di avere tutte queste connessioni, no? Perché, cioè, una persona pratica, no? Diciamo così, no? Perché voi, io credo che oltre ad essere studiosi, no? In questo senso, siete anche delle menti pratiche, cioè nel senso, di solito anche chi fa questo genere di interconnessioni è a volte più pratico di chi non le fa, cioè nel senso che, cioè, mettiamoci, come si dice, no? Facciamo la famosa massaia, ecco. Se delle persone si devono spostare da un luogo perché hanno avuto un cataclisma e quant'altro, si porteranno un certo bagaglio culturale, giusto? Quindi magari si andrà a intersecare con quello di un altro popolo che si trova nella zona in cui sono arrivati, e quindi cominceranno a creare appunto... comunicazione, scambio, esatto, cioè, certo. Il loro mito diventa quello degli altri, il mito degli altri diventa il loro. Quindi diciamo che c'è il pensare anche, quello che è bello del vostro libro, è che sembra che tutta l'umanità poi, e anche, non so perché, mi ha dato questo... cioè non ha confini, non ha barriere, diciamo... Quando si sono trovati in determinate situazioni di pericolo, di disagio, come purtroppo succede anche ancora ad oggi, si sono spostati e hanno trovato magari dei luoghi o dei posti in cui hanno potuto interagire con altre popolazioni completamente diverse da loro, con magari una cultura anche diversa, oppure addirittura riconoscersi in questa cultura ancestrale. Quindi questo ancora è per dire, guarda, è una cosa che abbiamo anche noi, ecco. Quindi è praticamente un mondo senza confini, non come ce l'hanno insegnato molto spesso a scuola. Ma infatti il mito della razza pura è un mito che non esiste, soprattutto nel passato, cioè anche in popoli che noi crediamo davvero puri, che come ci viene raccontato a livello scolastico, gli egizi sono una razza pura che è nata lì, è stata lì e si è sviluppata lì. In realtà abbiamo parto ad esserci contaminazioni medio orientali piuttosto che nord europee, e quindi non era assolutamente così, non è mai stata l'umanità così, e anzi il miscuglio, la contaminazione culturale è stato ciò che ha fatto progredire l'umanità, che altrimenti probabilmente davvero sarebbe rimasta a fare attrezzi di selce e cacciare i mammut. Anche a Gobekli Tepe c'è questa cosa, no? Che sembra che sia successo un cataclisma proprio in quella zona, tra l'altro. Esatto, sì. A Gobekli Tepe si pensa che si sia voluta lasciare una memoria incisa nella pietra, appunto, del cataclisma del Younger Dryas Impact, che in realtà è stato dibattuto molto negli ultimi 20 anni ed è stato dimostrato praticamente in maniera, diciamo, più che altro indiretta. Cioè a un certo punto in diverse parti del mondo gli studiosi continuavano a rinvenire uno strato di materiale nero, black mat,
E praticamente, nonostante fosse decaduta inizialmente l'ipotesi del cataclisma globale, che oppure non di unico meteorite, ma magari di una scia che avesse colpito più parti della Terra, oppure il meteorite che è rimbalzato dividendosi, eccetera, eccetera, comunque oramai abbiamo dimostrato ed è accettata l'ipotesi di questo impatto globale. E quindi sì, nel passato i nostri antenati hanno vissuto veramente dei cataclismi inimmaginabili e c'è stata forse abbastanza anche solidarietà, o comunque la Terra non era ancora così, diciamo, popolata e quindi c'era un pochettino anche più di spazio se ci si muoveva. In realtà comunque poi la preistoria è disseminata sia di incontri ma anche di forti scontri. Quindi per un certo periodo abbiamo delle grandi diffusioni che sembrano più che altro essere state pacifiche o che comunque, come nel caso dell'agricoltura, hanno portato a questo tipo di forma di cultura e di sapere, le domesticazioni degli animali, più o meno in ogni parte del mondo. Verso l'epoca del bronzo arrivano delle epoche un pochettino più violente, in quanto il bronzo è stato utilizzato soprattutto in ambito anche militare, quindi per le conquiste. E quindi a un certo punto poi arrivano anche altri popoli che invece sono molto più violenti e fanno delle invasioni praticamente a scopo proprio di conquista territoriale. E anche da questo potrebbero derivare le molte somiglianze che ci sono. Quindi vuoi per incontro o vuoi per scontro, alla fine della fiera ci siamo rimescolati più e più volte. Beh, posso dire anche che, non so, da quello che hai detto, cioè è possibile anche che, cioè praticamente quando l'uomo è diventato, tra virgolette, no, non più ricco, adesso non è che voglio fare un discorso comunista, per carità di Dio, però stava meglio, diciamo, cioè, quando ha cominciato a stare un po' meglio, dire allora la zappa ce l'ho, sì, il terreno ce l'ho, riesco a fare questo, ha cominciato un po' a guardare, a buttare l'occhio dal vicino, diciamo, dicendo perché lui c'ha quello in più, e quindi ha cominciato a essere un po' più battagliero, un po' più guerrigliero, ecco, competitivo, diciamo così, battagliero, competitivo, cioè ecco. Se possiamo dirlo, forse? Sì, sì, sì. Sicuramente un mix tra questo e anche la scarsità delle risorse, perché naturalmente più si popola il mondo, più le risorse sono scarse e più magari un territorio che è più povero, più arido, meno adatto alla coltivazione, e le persone che vivono in quel territorio decidono di muoversi verso un altro territorio, come potrebbe essere successo per esempio per i Dori in Grecia. Esatto. Cioè, infatti anche per esempio la cosa che mi colpisce anche del vostro libro è che viene presentato non solo a livello storico ma anche a livello geografico, a livello di immagine, un'immagine del mondo che non è quella che noi abbiamo, cioè anche quando vedo molte ricostruzioni, no? Parliamo, non so, della Mesopotamia, io vedo, che ne so, la Ziggurat in mezzo al deserto, vuol dire, che cacchio, cioè porca miseria, sì, qua hanno fatto dei canali, erano bravissimi, hanno fatto di tutto e c'è sta Ziggurat in mezzo al deserto con tre palme, cioè, e voglio dire, porca miseria. E invece, cioè, quello che l'immagine che voi date anche nel vostro libro è di un mondo diverso, cioè di un a livello proprio immaginifico completamente diverso. Assolutamente. Sì, diciamo sì, che il pianeta è stato anche molto instabile a livello climatico. Ultimamente poi abbiamo scoperto dei cicli che sono millenari e che ovviamente ci possono dare un'indicazione dell'andamento delle glaciazioni e dei continui cambiamenti. Ad esempio, sappiamo che nel Sahara erano stati ritrovati anche dei resti di animali marini, quindi dove oggi c'è il deserto, prima c'era l'oceano. Ovviamente i tempi geologici sono enormi, però un cambiamento simile è avvenuto anche in Medio Oriente, e quindi quello che tutto noi oggi vediamo come deserto un tempo era veramente, insomma, foreste, rigogliosi, prati, sicuramente praterie, animali, appunto non possiamo sicuramente immaginare che avessero addomesticato in mezzo al deserto, voglio dire, i primi animali o i popoli agricoltori inventare l'agricoltura nel deserto, quindi sì, esatto, abbiamo vissuto, cioè, veramente questo, esatto, tipo, cioè, di cambiamento. I poveretti si mangiavano la sabbia, sti poveracci, anche se ci sono, no, ci sono anche passaggi che non so svelare nel vostro libro dove ci sono appunto descritti questi cataclismi dove i poveretti mangiavano e quindi dopo arrivano personaggi ulteriori, sì, ad aiutarli, diciamo così, chi gli dà la zappa, chi gli dà questo, chi gli dà... insomma c'è tutto un iter, tra l'altro è un iter, se devo essere sincero, molto più logico
molto più logico di quello. Abbiamo perso un altro. Adesso abbiamo perso invece un'altra parte. È un iter molto più logico, caro Matteo, a volte, che quello che viene imposto, diciamo, tra virgolette, no? Nel senso che allora abbiamo appunto queste prove qua, ci fanno capire quanta discrepanza ci possa essere stata anche tra alcuni popoli nel passato. Quindi ad esempio quello che dite voi è l'inno sumero, in cui dicono loro stessi: noi mangiavamo come pecore l'erba con la bocca, e quindi siamo, voglio dire, a 7-8 mila anni di distanza dalla realizzazione di Göbekli Tepe, e quindi ci troviamo di fronte a questi, diciamo, personaggi della mitologia che potrebbero aver incontrato un popolo del genere e avergli passato tutta una serie di conoscenze avanzate su come strutturare proprio la civiltà e poter progredire, insomma, nella propria condizione sociale. Ecco, quindi anche popoli esterni, magari più avanzati, possono essere entrati in contatto con... A proposito di avanzati, scusa se ti interrompo. Vai. A proposito di cose da scoprire, perdute, da rivedere, da sistemare, ci sono degli artefatti fuori posto, i famosi Opart. E il caso più emblematico, che ne parlate anche voi, diciamo, è quell'astronauta di Palenque. Dopo la regina di Palenque c'è l'astronauta di Palenque. Andiamo subito a ripescare. E quindi andiamo a ripescare chi si era perduto, perché ormai questo perdere e ritrovare rimane oggi. Nel come tema, risponde Matteo, poi richiederò magari a Francesco. Ecco, allora, Giacobbo, il buon Giacobbo, ne ha parlato nelle sue trasmissioni, ma sì. Voi, tu in particolare, hai qualche esempio invece che ancora non è stato, come dire, studiato, visto, insomma, se ci sono delle novità in merito a questo? Ma all'astronauta di Palenque proprio nello specifico intendi o agli Opart in generale? No, in generale. Sì, allora sicuramente una cosa che noi proponiamo come originale riguardo ad alcuni approfondimenti degli Opart, ad esempio quello sulla nanotecnologia dei Romani. Quindi c'è la coppa di Licurgo che si è scoperta essere in vetro di Croico, che è un tipo di vetro che se illuminato di fronte prende una colorazione rossa e se da dietro diventa invece verde, e la scoperta era attribuita alla NASA, che utilizza tale tecnologia nello spazio, insomma, per proteggere gli astronauti. Ovviamente tutti gli storici inizialmente hanno detto che il vetro era stato ottenuto per caso, quindi semplicemente che era rimasta della polvere dell'oro, e loro realizzando questo vetro subito dopo hanno contaminato e hanno ottenuto questo tipo di vetro di Croico. Questa spiegazione però diciamo che non ci ha molto convinto, come certo. Non ha convinto altri studiosi, e non è stato facile recuperare delle informazioni in effetti a riguardo, però sono sorte comunque all'evidenza altre coppe di questo tipo nell'impero romano, in Turchia e in Spagna, quindi anche in luoghi molto distanti tra loro, e alcuni testi in cui loro dicono di saper fare, di regalarsi questo tipo di coppe, e quindi dimostrando come in realtà fossero padroni di questo tipo di tecnologia. Cioè riuscivano gli antichi romani a produrre la nanotecnologia. Non sappiamo a questo punto se ne fossero pienamente consapevoli, però quel vetro è lì a testimoniare che l'hanno fatto, e quindi in qualche maniera dovrebbe... Quindi abbiamo una ricetta depositata, diciamo così, cioè nel senso c'è un marchio di fabbrica, possiamo dire, no? Quindi esatto. Geniali. Diciamo che il vero copyright non dovrebbe essere della NASA a questo punto, ma dovrebbe essere degli antichi romani. Che mi è interessato molto, perché sembra proprio, no, anche caro Francesco, che addirittura all'epoca, quindi sto parlando, se non erro, zona sempre Medio Oriente, ci fosse già una sorta, non dico di cannocchiale, non lo so, adesso io la butto là,
però che insomma avessero già scoperto delle lenti. Esatto, sì. Questa è la lente di Nimrud. Abbiamo anche dedicato recentemente un post sull'argomento su Instagram, perché ci è sembrata molto interessante. Cioè, questa lente presenta una curvatura del tutto particolare. Secondo la storia tradizionale, anche qui è un effetto fortuito, ma non lo sapremo mai, probabilmente, almeno finché non ne troveremo di simili. Ma lo scopo che viene associato a questa lente tendenzialmente è quella di saper convogliare i raggi del sole per accendere un fuoco. Non sappiamo, perché presenta anche degli effetti ottici importanti. Il British Museum sta conducendo degli studi al riguardo e ancora non ci sono delle risposte definitive, ma sembra anche che abbia degli effetti ottici, cioè che mettendo due lenti di questo tipo si potrebbe ottenere un effetto amplificatore, come una sorta di cannocchiale piuttosto che un paio di occhiali, ecco. Quindi è molto interessante. Si vedevano lungo, direi, no? Esatto, quindi la famosa cosa dell'occhialino, del sì, monocolo che viene fuori dall'alto medioevo, no, insomma, un po' oddio, sì, sarà stato riscoperto, nel senso che, sai, con tutti i barbari, certo, che sono arrivati, qualcosa è andato perduto. Qualcosa, sempre torniamo al perduto. Ovviamente, vedi? Esatto, c'è sempre qualcosa di perduto. Però, ecco, che loro fossero... cioè guardassero le stelle, ecco, io anch'io me lo sono sempre chiesto, però sta cosa, vedi che a volte, come avete voi, no, il cervello pratico, io credo che ci sia, oltre all'immaginazione, c'è, come ho detto prima, ci vuole la pratica, il cervello pratico. Questi qua che guardassero il cielo tutte le sere ad occhio nudo, che va bene che non c'era lo smog, va bene che non c'era l'inquinamento, certo, luminoso e quant'altro, esatto, però... porca miseria, cioè non è che puoi vedere poi tutta sta roba, che non avessero un modo per riuscire a vedere meglio quello che, insomma, che poi hanno descritto, perché dobbiamo essere sinceri, hanno scoperto e costellazioni e galassie, roba del genere, che molto spesso anche adesso, a volte, diciamo, come facevano a sapere tutte queste cose? Un mezzo l'avranno utilizzato probabilmente. Certo, ma infatti è anche l'ipotesi che fa Pettinato, che è uno studioso, un docente universitario italiano, esperto appunto del mondo assiro, babilonese, medio orientale, riguardo alle loro conoscenze avanzate astronomiche, e quindi è proprio lui a proporre che questa lente potrebbe essere stata utilizzata anche come cannocchiale, o semplicemente, diciamo, puntata verso il cielo in diversi modi, anche così, diciamo, come gioco, semplicemente però per avrebbe migliorato appunto la loro conoscenza. Ma il concetto fondamentale è soprattutto, che tracciamo nel libro, è che non ci sia stata una linearità perfetta come ci immaginiamo nei nostri progressi tecnologici, ma che quindi alcune cose fossero già state proposte in passato, inventate, poi appunto andate perdute o comunque nascoste o non più utilizzate, e poi riemerse in futuro. E questa cosa succede diverse volte in diversi millenni con molte scoperte, ma come ad esempio le teorie sulla Terra rotonda piuttosto che sull'eliocentricità o altre, o l'atomistica di Democrito, ad esempio, che è stato il primo a parlare di atomi, anche se poi ovviamente i popoli antichi non avevano le possibilità per dimostrare scientificamente, come facciamo noi, la correttezza o meno delle loro ipotesi. Cioè, diciamo che noi ci abbiamo messo i mezzi moderni, tra virgolette, ma l'idea ce l'ha messa loro, ecco, tra virgolette, cioè, se possiamo dire così. Cioè, non abbiamo scoperto niente, diciamo che abbiamo a volte confermato quello che a volte hanno pensato, se possiamo dirlo a tutti. Come avete detto voi, il Medioevo è stato un vero e proprio punto chiave da questo punto di vista. Durante il Medioevo molte conoscenze sono andate perdute proprio per quello che dicevi prima, cioè una volta che ho la pancia piena e ho tutto, posso pensare anche ad altro. Però se la mia prima preoccupazione deve essere arrivare a fine giornata perché mi invadono, perché di qua, perché di là, diventa più complicato andare su tematiche più alte, ecco. Esatto, esatto. Cioè, nel vostro libro è praticamente un srotolarsi di logica, ecco, quello che volevo dire. Sì, una pergamena logica che si srotola davanti al lettore. Sì, perché cioè, io ho trovato delle cose sensazionali, ma queste cose sensazionali poi quando le vai, come avete fatto voi, no? Vai a unire i puntini, cioè dici, ma porca miseria, ma è palese, no? È una cosa, cioè, che... Sì, elementare. Elementare proprio, no, però, cioè, ti viene spontanea, sì, la nostra cosa da pensare. E, ma
voi vi siete mai chiesti, no, perché tante volte, o tanti anche studiosi, archeologi, si siano incapponiti in questo modo su una versione invece più lineare, più, tra virgolette, vecchia? Guarda, intanto ci fa piacere che tu abbia trovato il nostro libro, diciamo, abbastanza leggibile, logico e semplice, perché abbiamo fatto veramente fatica in realtà a riordinare un po' con ordine, no, senso, nel senso tutti che gli argomenti. È proprio bellissima, perché proprio si srotola come una pergamena antica. Sono arrivato a questo punto. Abbiamo cambiato tante volte la disposizione dei capitoli, all'interno dei capitoli. È stato difficile far quadrare un po' i conti da questo punto di vista. No, perché c'era il rischio, lo dico, poi tanto chi se ne frega, Giacomo, tanto non c'è seguito. C'era il rischio un po' di Voyager, cioè che saltava di palo in frasca e non si capiva più una mazza. Cioè un po' di mistero, no? Col nano, con l'accetta, poi improvvisamente ti veniva puntato Gilgamesh, così. Certo. Ecco, c'è il rischio in queste cose qui, perché... Certo. Esatto, ma infatti è una cosa che ci hanno anche chiesto abbastanza persone su Instagram o su Facebook, se il libro fosse semplicemente una raccolta di appunto questi casi, o come ad esempio di tante fotografie. In realtà no, è proprio un trattato in cui noi esponiamo proprio questo nuovo tipo di emergere della storia e di revisione della storia attraverso la fenomenologia, e che quindi ci dà appunto questo tipo di linearità nella narrazione e di, diciamo, un pochettino più di coerenza rispetto alle idee della storia. Infatti affrontiamo molto anche questo tema, ovvero perché oggi ci sia così tanto il dibattito tra la scienza tradizionale e le tesi alternative, ed è perché forse anche per un po' più di semplicità, nel senso che a livello anche presentativo, come dicevate voi, vedere Voyager o vedere Mistero, forse è più coinvolgente dicendo ci hanno detto una bugia, c'è qualche mistero ancora, rispetto a che andare un po' a sviscerare tutta la questione e riesaminare il tutto, anche perché, voglio dire, ci abbiamo messo qualche anno di lavoro. Esatto, cioè, una roba certo. Che, cioè, è un parto dura meno, cioè nel senso che... Sì, assolutamente. Cioè, proprio, è praticamente quasi una... Adesso non dico una vita. Diciamo, no? Che il lockdown ha aiutato, questo posso dire. Certo, anche, è lo sprint, ecco, della serie. No? Ha dato il tempo, più che altro. Esatto. Vedi? Come sì. Noi che ha creato poi la Home Radio 432, esatto, noi siamo, quello che è partito come quarantena channel, come esatto. Facebook, poi, che piaceva bisogna trovare opportunità anche in eventi molto negativi sempre, perché esistono. Esatto. Assolutamente vero. Esatto. E quindi magari in questo evento molto negativo, no? Cioè è quello che mi viene in mente anche delle vecchie popolazioni, quindi che dite anche voi, in eventi molto negativi hanno trovato l'opportunità forse anche di progredire, di, come avete detto voi, di scontri, incontri e quant'altro, però forse con, non lo so come si dice, con un collegamento comune. E questo collegamento comune voi, diciamo che l'avete spiegato un po', ecco, cioè diciamocela poi tutta, cioè siete riusciti a spiegare quello che molto spesso, pur trattando in 240 libri, non si riesce a capire una mazza. Ecco, cioè nel senso, io poi parlo pane pane, vino al vino, quindi... siete riusciti a toccare tanti argomenti, spiegandoli anche bene, tra l'altro, in modo approfondito, senza annoiare e proprio a scalini, ecco. E domanda, questo principio, no, di, come dire, continuità di intenti, era veramente continuità o ci sono stati scontri tra di voi? Ecco, forse di conto no, guarda, tra di noi è stato un processo che intanto si era già creato tanti anni fa, nel senso che appunto abbiamo avuto la fortuna di avere questo professore che ci aveva già fatto notare alcune incongruenze, e negli anni ne abbiamo sempre parlato tra di noi. Quindi la nostra visione è sempre stata quella un pochettino più distaccata e di ragionare sugli argomenti per cercare di capire cosa stava succedendo. Cioè, come mai ogni 2x3 vedevamo delle nuove retrodatazioni, delle nuove... E quindi approfondendo su come si crea la storia, si capisce bene che è uno sforzo portato avanti da tante generazioni, che ci si può basare su alcune teorie, ma ogni teoria rimane una immagine creata da noi e non la realtà che poteva essere. Quindi anche nelle nuove scoperte potrebbe essere che tra un anno o due anni
in realtà ci siano ancora nuove sorprese e retrodatazioni rispetto a quello che abbiamo appena detto o appena scritto. Tant'è, no, Francesco, che all'inizio del libro voi mettete il motto socratico: sapere di non sapere, perché so adesso in tempo presente, ma poi in futuro posso scoprire che quello che pensavo non è così. Beh, o parzialmente è il bello anche dell'uomo ed è il bello di chi ricerca, io tengo da dire, perché uno può avere tutti i, come si dice, i grandi lauree, le grandi lauree, le grandi diplomi di sì, cioè può avere di tutto, però l'animo del ricercatore è quello di mettersi sempre in discussione e sempre ricercare qualcosa, quindi è questo che tanto di lode a voi, perché il, è stato magari mettere in discussione la propria storia e la storia in generale, ecco. Ecco, la storia è una materia su cui questo discorso a volte è quasi sacrilego farlo, no? Mentre su altri argomenti è molto più comune farlo, cioè per esempio scoperte scientifiche, eccetera. La storia a volte, dogma. Ripeto, non da tutti, però in molti ambiti viene vista come un dogma, cioè sì, è così e basta. E invece no, bisogna, è una materia come molte altre dove bisogna sempre avere questa curiosità di cui parlava Matteo. Perché proprio per quello non ci siamo mai scontrati, perché la curiosità di entrambi ci ha sempre spinto, che ogni giorno io e lui ci sentiamo per inviarci una notizia o un qualcosa che troviamo su Archaeological News piuttosto che altri siti di questo genere, e ne parliamo sempre, ci confrontiamo, potrebbe essere associato a questo evento piuttosto che a quest'altro, è quello che ci ha portato a riuscire a fare questo lavoro in armonia, senza mai arrivare a uno scontro, ma sempre al confronto costruttivo, ecco. No, anche perché sì, penso che andando avanti, scusa Matteo, lo chiedo con te, anche Francesco, ma andando avanti poi è un continuo stupore e non c'è neanche tempo per lo scontro, perché più va a approfondire, credo, alcuni argomenti, più dici, ma porca miseria, ma porca, quindi vai avanti con lo stupore negli occhi quasi, no? Sì, esatto. Assolutamente. Infatti, guarda, una cosa che ci accomuna è stato proprio il non impersonificare, diciamo, le teorie, nel senso che spesso sui social associamo a degli scontri di persone che si insultano su delle teorie, però voglio dire, le teorie sono semplicemente uno strumento per arrivare da qualche parte, ed in questo caso è comune lo sbaglio sia degli ricercatori accademici dogmatici, sia di chi propone le tesi alternative in maniera dogmatica, cioè da una dicotomia, da solo due argomenti come possibile risoluzione, di solito non viene fuori mai niente di bello e bisogna avere un altro tipo di approccio e non credere troppo nelle proprie tesi. Io ad esempio ero convinto che i popoli megalitici avessero realizzato tutta una serie di cose e avessero anche contribuito alla diffusione del bronzo, per esempio, che è una cosa che invece è stata poi completamente smentita negli approfondimenti. Però voglio dire, me ne sono fatto una ragione, non c'è bisogno non c'è bisogno di arroccarsi, ecco, su convinzioni, esatto. Ecco, cioè, l'unica convinzione è voler ricercare, diciamo così, no? Esatto, il è vero, poi... di non sapere. Esatto, molto socratico, è lui. Esatto, cioè. L'ultima domanda in conclusione, ringraziandovi per la disponibilità e la competenza e la simpatia che vi contraddistingue, è se in cantiere c'è un secondo libro. Allora, ci piacerebbe, perché ci piacerebbe, abbiamo anche molti argomenti di cui abbiamo già parlato e anche magari vuoi un pochettino più particolari, quindi questo è sicuramente uno di introduzione anche per vedere, assaggiare un po' l'interesse del pubblico, ma soprattutto perché è stata una bella fatica, quindi ci sarà... Ma vogliamo sperare in un altro lockdown per scrivere il secondo? No, a parte gli scherzi, no, abbiamo argomenti, ne abbiamo tanti, abbiamo un drive dove raccogliamo i nostri appunti e già da questi appunti sta nascendo un qualcosa, esatto, che si potrebbe diciamo realizzare. Però cerchiamo adesso di concentrarci su questo, abbiamo in cantiere soprattutto una traduzione in inglese, perché anche sui social ci sono tante persone che dall'estero che ci seguono e comunque... ricordiamo, scusi se interrompo Francesco, cioè, sta avendo un ottimo successo questo libro, non stiamo parlando di una robina così, anche il vostro Instagram, cioè nel senso che vi seguono un sacco di persone, specialmente dall'estero, perché all'estero
ecco, devo dirlo, più che a volte in Italia, se posso, lo so, se non posso sarà un po' sterofilo, chi se ne frega, mi dispiace dirlo, c'è molto interesse su questi argomenti, c'è anche in Italia, però c'è più dibattito, almeno da quello che vedo all'estero, cioè non c'è proprio un dogma tranchan, qualcosa di tranchan, ma c'è qualcosa che almeno c'è un pochino più di dibattito. Qui invece da noi o sei A o sei B o sei C o sei D e del resto non esiste altro. Guarda, ci fa piacere anche che il pubblico abbia iniziato a reagire in questa maniera, perché ovviamente anche noi, facendo questa scelta diciamo un pochettino più originale sulle sulla trattazione, abbiamo preso anche un po' dei rischi, e quindi da una parte a volte non siamo simpatici né agli scienziati e né a quelli che diciamo propendono più per le teorie alternative, però vabbè, questo è, invece siamo molto contenti di quelli che hanno abbracciato nel dubbio le nostre riflessioni e che anche loro non riuscivano bene a orientarsi in questo panorama, insomma, di un po' speculazioni da una parte e rivisitazioni dall'altra. E aggiungo a quello che dice Matteo, molti follower che ci contattano proprio per discutere di questioni, proponendoci anche loro link, nuovi argomenti. Questa è una cosa che mi piace molto del progetto, perché poi alla fine non è solo un libro, è diventato Gioco Forza, certo, un progetto che coinvolge tante aree, l'ambito digital, l'ambito social, l'ambito appunto del libro tradizionale, e quindi questa è una vera ricchezza sia per noi che per loro, penso. Quindi avete creato praticamente, a parte una community, potremmo dire in maniera più moderna, ma avete coinvolto degli altri, come si può dire, degli altri viaggiatori che vi seguono, ecco, cioè nel vostro viaggio di scoperta avete richiamato un po' degli altri viaggiatori che vi sta, che vi stanno, e ci mettiamo dentro anche noi due, che vi stanno assolutamente seguendo. Grazie. Vi stanno seguendo in questo viaggio, perché è un viaggio dove pieno di domande con risposte, dobbiamo essere sinceri, ci sono delle risposte, dobbiamo dire che qua ci sono delle risposte, con risposte, però con la libertà di poter naturalmente ognuno dire: ah, guarda, c'è anche questo, guarda, c'è anche quest'altro, cioè, insomma, è come un, è così, quei famosi viaggi, no, che si facevano, no? Alla scoperta del mondo, ecco. Sì, ci tenevamo molto infatti a far vedere che rispetto a quando sono nati tutte queste teorie ci sia stato uno sviluppo e ci sono state molte risposte e nuove conferme. Il problema è che in questo tipo di ricerca le nuove risposte aprono molte più domande. Ecco, non se ne viene fuori. Uno cerca la verità e poi alla fine, trac, un'altra domanda. E fine. non si può. È una ricerca senza fine. Esatto. Allora, alla scoperta della storia perduta, quindi il libro La storia perduta di Matteo Pagnancelli, Francesco De Caro, in attesa dell'uscita del secondo, con tutto quello che ne deriverà. Noi restiamo ovviamente in contatto, ragazzi. Di solito, grazie, assolutamente sì. Grazie per essere stati i nostri ospiti. Grazie a voi. Grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Guarda, grazie davvero, siete stati fantastici, davvero. Grazie, grazie, grazie. A presto. Grazie a voi davvero. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.